Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vedremo la differenza tra meccanismo a scatto e meccanismo continuo. Qui vediamo un meccanismo continuo. Invece adesso passiamo a un movimento a scatto. Qui vediamo nuovamente il movimento continuo. E di fianco un movimento a scatto. Ecco il movimento continuo. Grazie per l'attenzione. E vi aspettiamo per il prossimo nostro video.